Il mister Raffaele Di Napoli e il difensore Christian Riggio in conferenza stampa al Seneto in vista della partita con il Cosenza in programma domenica alle 18:30 allo stadio Gigi Marulla. La squadra è già partita alla volta della Calabria. Purtroppo l'Acragas dovrà fare a meno di Bruno Pezzella a causa di un grave infortunio subito sabato scorso. Praticamente Di Napoli ritrova Palmiero dopo la squalifica, ma perde Pezzella. Intanto si registra un certo malumore tra la tifoseria per il Daspo nei confronti di un alto numero di giovani agrigentini. Un centrocampo da inventare, ma è una tegola pesante l'assenza di Pezzella. Ma sicuramente mi dispiace per il ragazzo perché stava facendo di tutto per rientrare, perché anche aveva avuto un problema di scialgia, stava facendo di tutto per rientrare, è un giocatore importante, però chi lo sostituirà sicuramente è un giocatore importante perché io credo molto nel gruppo e per me sono 24 ragazzi di tutti e 24 che possono giocare. Purtroppo le scelte le faccio io, quindi decido per 11 giocatori, però sono sicuro chi sostituirà Pezzella o chi sta sostituendo Cocis sta facendo bene comunque. I ragazzi sono coscienti dell'importanza dell'incontro. Ma sì, noi siamo coscienti di quello che dobbiamo fare, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando e io sono convinto che il lavoro qua alla fine paga. Riggio, domenica a Cosenza, naturalmente per vincere, siete coscienti dell'importanza che sarà una partita decisiva? Sì, siamo coscienti che è una partita molto decisiva per noi, per la nostra stagione e per chiudere un cerchio, come ha detto il mister. Comunque ci sono altre due partite e quindi noi penseremo sicuramente a questa perché è molto importante vincere, però abbiamo anche altre due partite fondamentali come quella di Juventus e di Monopoli. In conferenza hai detto siamo giovani ma non abbiamo paura, le partite le giochiamo come sempre. Sì, affrontiamo ogni partita come va affrontata, cioè ogni partita è a sé, quindi le partite partono da 0-0, poi lì pian piano si sviluppano e poi il risultato, la prestazione, ci sono tanti fattori, però noi andiamo lì e impostiamo la partita come la impostiamo in settimana, quindi non abbiamo paura di questo. Un pubblico sportivo, calcistico come quello di Agrigento, educato, civile da sempre, da una vita, è strano che abbia tantissimi diffidati. Io innanzitutto mi presento, sono Giovanni Licata, sono uno degli esponenti della Curva Sud, degli Ultras Nuova Guardia e siamo rammaricati di tutto quello che succede ogni domenica, perché praticamente non riusciamo noi a chiederci, a capire come un pubblico educato come quello di Agrigento praticamente ci ha tanti diffidati. Adesso non mi ricordo il numero preciso, ma l'ultimo in ordine di tempo è successo 2 domeniche fa a un nostro concittadino che è stato diffidato per una parola. Io sono stato in vari stati d'Italia, cioè siamo partiti dalla Serie A, Coppa UEFA, alla Champions, non per l'Agas, magari per altre squadre. E io pubblico educato, ripeto a dire, come quello di Agrigento non ho mai visto.